Ciao amici di Teletop Games, bentornati ovunque voi siate sulla pagina di Creative Italia, sul nostro canale YouTube, non importa. Oggi siamo qui per parlare di un prodotto al top. Stiamo parlando di Sound Blaster X7 edizione limitata bianca. Allora, questo è stato definito il più grande, il più cattivo, il più tosto Sound Blaster di sempre. Stiamo parlando di un amplificatore. Per cuffie, ci sono due prese cuffie, o per casse. Noi abbiamo preso un bundle interessante, in un altro filmato vedremo anche le due casse che abbiamo preso, ma adesso ci soffermiamo su Sound Blaster X7. Allora, come si può vedere qui sotto, è compatibile a una lunga serie di prodotti: PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, tutti i dispositivi mobile. E qui sotto si può vedere che è Bluetooth e ha tantissime caratteristiche. Ancora meglio, giriamo la confezione, possiamo vedere qui quello che ha: un processore a 24 bit, delle specifiche che poi leggeremo nella nostra video recensioni, veramente esemplari, incredibili. Ma noi qui adesso facciamo un pochino più di affidamento sulla questione estetica e quindi andiamo a fare l'unboxing e andiamo un po' a vedere questo prodotto. Allora, qui troviamo subito un asse per probabilmente metterlo in qualche modo, ma andiamo a tirare fuori il prodotto stesso. Allora, prendiamo la plastica, vediamo questo e andiamo a vedere che l'X7 è molto più piccolo di quello che pensavamo rispetto alle dimensioni della scatola. Però stiamo parlando di un prodotto di elevatissima qualità, anche il prezzo non scherzo, ovviamente, perché per avere questa qualità un prezzo c'è da pagare. Ed eccolo qui, il Sound Blaster X7. Come vedete, qui ci sono due prese per cuffie e una presa per il microfono, perché Creative X7 può amplificare il suono in entrata e in uscita. Qui c'è il tasto dell'accensione, il tasto del Dolby Surround e queste SBX sono degli effetti speciali, fra virgolette, di Creative. Qui c'è il tastone del volume, bello, old school. Vediamo questo lato, Sound Blaster X7, anche questo ci segnala che è Bluetooth. E qui possiamo vedere tutti i collegamenti. Allora, qui ci sono le prese RCA, le prese ottiche, USB, qui la presa dell'alimentatore, qui ci sono le prese, diciamo, per le casse più tradizionali, per così dire, speaker impedenza, e queste sono queste prese qui molto molto professionali che gli amanti dell'audiofilia conosceranno bene. Andiamo comunque un attimo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Sicuramente ci sono tante cose, fra cui anche ovviamente l'alimentatore. Allora, qui troviamo le istruzioni. Questi sono i cavi per la corrente. Questa è la presa inglese, questa è la nostra tedesca. Qui c'è pure un altro tipo di prese, quindi non abbiamo problemi. Se ce lo vogliamo portare all'estero, siamo già ben predisposti. Però ecco, per il nostro paese abbiamo la cosiddetta tedesca. Questo è il signor alimentatore, che non scherza in dimensioni. E qui poi abbiamo un po' di cavi di collegamento. Adesso, senza starveli ad aprire, qui abbiamo due RCA che vanno in jack. Qui abbiamo due RCA, anzi, apriamo questa confezione, molto comoda, fili molto lunghi, come potete vedere. Questo va da due RCA ad un jack, così potrete veramente collegare qualsiasi cosa senza alcun problema. E qui infine troviamo un collegamento USB da mini USB, ad esempio il vostro cellulare o il vostro tablet, a un USB grande. Ecco, quindi abbiamo un risvolto di cavi veramente, veramente importante. Qui abbiamo visto l'alimentatore, qui ci sono tutte le istruzioni, dobbiamo dare un'occhiata, ma sì, che problema c'è? Allora, qui ecco, abbiamo le istruzioni che poi si dipaneranno in una lunga confezione. Bene, abbiamo visto in tutta la sua bellezza, ecco, c'era rimasto a vedere questa parte qui. Qui cosa ci va? Ah, ecco, guardate che bello.
Questi sono i microprocessori con cui funziona il Sunblaster X7. Stiamo parlando veramente di un prodotto all'apice della qualità dell'audio e anche il prezzo si fa sentire, ma ripeto, stiamo parlando di un prodotto eccezionale. Ve lo faremo sentire, ci proveremo adesso nei prossimi giorni. Vi mostreremo anche le migliori casse che Creative ha creato proprio in bundle con X7. Se vorrete, le potete prendere assieme o separate. Intanto, grazie dell'attenzione per questo video unboxing. Spero che vi sia piaciuto e a presto per i prossimi video. Ciao!